Si chiude ufficialmente l'emergenza idrica per i comuni della provincia di Salerno interessati dalla crisi risalente a 34 giorni fa, un periodo che ha assunto i connotati di un'autentica corsa contro il tempo che ha visto in prima linea l'unità di crisi a seguito della rottura dell'acquedotto del Basso Sele. Gli eccezionali eventi piovosi verificatosi nei giorni 8 e 10 novembre che hanno fatto scoppiare la crisi possono essere archiviati finalmente come un triste ricordo. Tra stanotte e domattina sarà ripristinato il servizio idrico per circa 400.000 abitanti dei 15 comuni interessati dalla crisi dell'acqua. In giornata l'unità di crisi presso la prefettura di Salerno, coordinata dall'assessore provinciale alla protezione civile Antonio Pasolino, ha dichiarato ufficialmente la chiusura dell'emergenza. Crisi risolta, sì, in questi minuti, proprio mentre parliamo, fortunatamente hanno iniziato anche l'erogazione nelle condotte dei singoli comuni. È l'occasione anche per dire ai sindaci che si raccomanda di clorare l'acqua, perché l'acqua che arriva dall'ASIS non è clorata, perché altrimenti si farebbero dei danni alle condotte. Siamo in grande anticipo rispetto a quanto inizialmente si era preventivato, questo ci soddisfa. Dobbiamo prendere atto che c'è stato un grande lavoro. Penso che è stata un'emergenza che non si era mai verificata. C'è da pensare che i danni alla viabilità, solamente di danni alla viabilità, siamo intorno ai 150 milioni di euro. A questo vanno aggiunte le infrastrutture, sia quelle private che quelle non rientranti nel comparto viabilità, e poi c'è tutto il compartimento agricolo con quello che ha subito. Soddisfatto anche il prefetto di Salerno Sabatino Marchione, che parla di modello di efficienza nazionale partito da Salerno. È stata un'occasione in cui abbiamo avuto la possibilità di far funzionare questa sala che vedete di protezione civile con una sinergia che costituirà un esempio anche per il futuro, un modello che noi adesso porteremo anche in evidenza, possibilmente anche a livello nazionale, perché credo che come abbiamo affrontato l'emergenza, prima l'emergenza dell'alluvione in generale, poi questa della rottura dell'acquedotto, l'emergenza idrica, che normalmente è un'emergenza di tipo molto, molto difficile da affrontare, come è stata affrontata qui, va dato atto all'assessore Fasolino, alla provincia, ai vigili del fuoco, alla Croce Rossa, a tutti coloro che hanno collaborato qua, che ha funzionato magnificamente. Ci auguriamo che funzioni come si deve e che consenta di reggere fino all'estate, in realtà, quando dovrebbe essere pronta, prima dell'estate, l'altra soluzione, quella definitiva. Ma noi siamo convinti che questo che è stato fatto, cioè questo bypass, sia stato fatto anche a tempo di record.